Sotto il burka, ispirata dal romanzo di Deborah Ellis, una graphic novel tratta dal film di animazione di Nora Quemey, casa editrice Rizzoli. Parte prima. Kabul, Afghanistan, sotto il regime talebano, maggio 2001. Bazar Mandawi. Si legge e si scrive lingue Pashtu e Dar, bellissime occasioni in vendita. Non l'ho mai messo, nemmeno una volta. Parvana, non ci resta altro di valore. E poi, quando potresti indossarlo? Dai, riprendiamo la lezione. Che cosa mi sai dire della via della seta? La via della seta... Baba, non mi ricordo niente della via della seta. Immagina come una storia. La nostra gente ha sempre amato le storie. Eravamo una terra divisa, stretta nella morsa dei monti Hindu Kush e bruciata dagli occhi ardenti dei deserti del nord. Una terra di passaggio sulla rotta commerciale da oriente a occidente. Una terra con un grande tesoro, la sua gente, ma purtroppo confinante con paesi in lotta tra loro. Grandi sovrani arrivarono in Afghanistan, il re persiano Ciro il Grande, poi Alessandro Magno, Genghis Khan, Tamerlano, che aveva decapitato i suoi nemici. Poi arrivarono gli inglesi e dopo ancora i russi. Ogni volta scorreva il sangue e ogni volta c'erano morti e sopravvissuti. Uno schema all'infinito. Fino a non molto tempo fa, qui a Kabul, conoscevamo il sapore della pace. I bambini andavano a scuola, le donne all'università, tutti si dimenticarono di noi per un po' almeno. Ma non durò a lungo. Prima ci fu un colpo di Stato, poi un'invasione, poi una guerra civile. In quel caos ci si affidò a chi prometteva di riportare l'ordine, ma a quale prezzo? Le donne non possono uscire! Se una donna mostra il viso in pubblico, sarà maledetta! Parvana, mi stai ascoltando? Perché non mi parli dei nostri antenati nomadi e... Via! Vai alla larga dalle mie cose! Ehi, tu! Che cosa credi di fare? Perché questa ragazza sta urlando? È solo una bambina, non voleva fare niente di male. Dovrebbe stare a casa, non mettersi in mostra al mercato. Il mio unico figlio maschio è ancora piccolo, ho bisogno di lei. Alzati quando ti parlo, ma... Ho detto alzati! Era il tuo insegnante, Idris, te lo ricordi? Sì, una perdita di tempo. Adesso sto con i talebani e combatto i nemici dell'Islam. Quanti anni ha la ragazza? Presto cercherò moglie. È già promessa un altro. Allora forse dovrebbe coprirsi il volto. E tu forse dovresti smettere di guardarla. Posso farti uccidere. Adesso basta, Idris, andiamo. Vieni, Parvana. Oggi non venderemo nient'altro. Andiamo a casa. Baba, gli hai detto che sono promessa un altro. Sto per sposarmi? Certo che no. Sei ancora una bambina. Dovresti giocare e raccontare storie. Sono grande ormai. Troppo grande per le storie. Le hai sempre amate, però. Bene, siete a casa, sani e salvi. Baba, vieni, siediti, hai l'aria stanca. Parvana, abbiamo finito l'acqua. C'è un secchio mezzo vuoto vicino alla porta, Soraya. O vai a prendere altra acqua dopo cena o lavi i pannolini di Zaki. Ehi, magari se non ti lavassi i capelli tanto spesso basterebbe meno acqua. Mangiamo ora, Parvana. E sembra tutto più bello con la pancia piena. E Zaki? Vedrai che si sveglia con il profumo della cena.
Non mangiare tutte le ovette, Parvana. Lasciali a Zaki. Soraya, perché non gli dai quella grossa ovetta che ha sul mento? Oh, ma non è un'ovetta, è un grosso neo peloso. Parvana, chiedi scusa a Soraya. Parvana. Va tutto bene, Baba. Non è colpa sua, se... È qui dentro, l'ho visto. Donne, copritevi il viso. E lui è un nemico dell'Islam. Ha dei libri proibiti e li usa per insegnare alle donne. Nurullah Alizai, devi venire con noi, subito. Lasciatemi, non ho fatto niente di male. Non ne avete il diritto. Vi prego, deve esserci un errore. Non potete portarlo via. Baba! Il suo posto è in prigione. A Puller Chakri gli daranno una bella lezione. Voce narrante, la maestra Fuffi e il professor Pacchia.